tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi faremo insieme la confettura di cipolle rosse. Ci serviranno 600 g di cipolle rosse lavate e sbucciate, 200 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero semolato per aromatizzare due foglie di alloro, 100 ml di aceto balsamico e per rendere il sapore un po' più marcato ci aggiungerò un bicchierino di cognac. Iniziamo con il tritare o affettare sottilmente la cipolla. Ed ora ci prepariamo il liquido per la marinatura delle cipolle. Allora, ci vorrà l'aceto balsamico, il cognac, l'alloro e lo zucchero. Perfetto, questo liquido lo versiamo sulle cipolle. Che dovranno marinare per circa 2 ore. Produrranno anche del loro liquido e poi andremo a cuocere direttamente tutto sul fuoco. Trascorse le 2 ore abbiamo questa situazione. Come potete notare, la cipolla ha prodotto del liquido. Ora accendiamo la fiamma e portiamo a bollore. Una volta raggiunto il bollore, lasciamo sobbollire a fiamma bassissima fin quando lo zucchero non si caramellerà e i liquidi evaporeranno, insomma finché non si sarà formata la confettura. Perfetto, dopo circa 1 ora e mezza di cottura, come potete notare, la confettura è pronta. Guardate, bella caramellata. Non ci resta che versare tutto nei vasetti di vetro che avremo precedentemente sanificato. Il video della sanificazione dei barattoli di vetro ve lo inserisco qui su nelle informazioni e giù nell'info box. Ancora bollente, la andiamo a versare nei boccaccetti di vetro. Cerchiamo di utilizzare per la confettura di cipolle dei vasetti non troppo grandi, così da permettere una più veloce consumazione. Lasciamo come sempre un po' di spazio per permettere il sottovuoto, chiudiamo, lo capovolgiamo per permettere la formazione del sottovuoto. Lo facciamo raffreddare così per qualche ora. E anche la confettura di cipolle rosse è fatta. Io vi lascio come sempre alla prossima ricetta. Ciao!